molti ci chiedono le varie proprietà del miele per i vari bisogni, ad esempio l'acacia va meglio come servito sul pane, come colazione, mentre il castagno e i millefiori vanno meglio come antinfiammatorio per la gola e anche come cura lo stomaco dai succhi gastrici. Prodotti genuini, ma soprattutto un ambiente familiare particolarmente vocato ad offrire accoglienza secondo i canoni di un'antica tradizione, sono caratteristiche che identificano l'attività agrituristica e la qualificano come eccellenza in un contesto sociale avaro di attenzioni e povero di riferimenti valoriali. L'agriturismo Bacco e Arianna si distingue per aver mantenuto da sempre la fede in un progetto che tutela la cultura di un territorio e rende esemplare un'attività professionale che ha il privilegio di esaltare i rapporti umani. Io ricordo da bambino abbiamo sempre avuto gente per casa, una volta si vendeva il vino, era una tradizione di avere sempre clienti, sempre amici e da lì è nato, noi eravamo bambini più giovani, la volontà e la voglia di fare qualcosa in più, di portare al consumatore il nostro prodotto. Siete partiti dai piatti della nonna? Sì, siamo partiti dai piatti della nonna, siamo partiti anche, soprattutto con il vino, ad esempio, una volta c'era la famosa frasca, si chiamava in dialetto la secea, dove la gente veniva, beveva, prendeva il bicchiere di vino, il fiasco di vino, con un po' di salame, un po' di pane e faceva allegria. Una volta c'era una tradizione che la gente veniva a bere a tempo, cioè la persona che arrivava nell'ambiente, se restava lì mezz'ora, pagava una mezz'ora perché più o meno si sapeva quanto beveva, restava un'ora, pagava per un'ora, e questa è la tradizione del consumo diretto dalla produzione alla consumazione. Questo è il nuovo vino, è un Coligoni Rosso 2013 senza soffritti aggiunti. Questa è una nuova linea che abbiamo prodotto, noi siamo già da, come azienda Bacco Arianna, sono già 15 anni che facciamo vini biologici, questo perché ci crediamo molto, primo per rispetto dell'ambiente e poi soprattutto per la nostra salute, perché chiaramente quello che beviamo fa parte di noi, quindi è bene bere una cosa sana e genuina. È molto buono, bene. Very good. So we are coming from Germany. Un tempo venivano Nicoli, Ugani, i poeti, i scrittori, adesso arrivano i musicisti, ho visto. Sì, noi abbiamo il piacere qui di avere un gruppo di musicisti da Monaco, i quali puntualmente ogni anno, anche due volte all'anno, ritornano per scoprire questo ambiente, per portare la loro musica, la loro sinfonia. Vengo qui da 30 anni, ho trovato amici incredibili, sono sì, una parte della mia vita, sì. Con un'orchestra di ginnasio di Monaco, con un'orchestra come questa, è un'associazione che vuole sviluppare la capacità musicale dei giovani. E sì, sono sempre qua e ho trovato qui ospitalità giusta e un vino buono, una cucina anche eccezionale, tutto. Per me è un paradiso. Cosa vengono a fare nel nostro territorio? Per scoprire l'ambiente, per scoprire questa natura che è meravigliosa, che dobbiamo cercare di farla conoscere sempre più. A noi è un grande piacere come agriturismo vedere la gente che fanno i loro percorsi, che vengono a scoprire delle cose nuove e poi soprattutto per la ristorazione della mangiare abbiamo creato un sistema delle serate a tema. Queste serate a tema cosa vuol dire?
facciamo la serata dell'Oca, facciamo la serata dell'Anitra, la serata del maiale, e la gente risponde perché scoprono la loro genuinità che è andata scomparendo nei tempi.